Se buongiorno, inizio questo vlog dal pranzo. Allora, stasera abbiamo una cena di lavoro. Io mi tengo molto molto leggera, però credetemi, voi adesso vedete una cosa tristissima: fesa di tacchino, insalata e gallette di mais. Ma io non desidero altro in questo momento perché veramente veramente mi sento gonfissima e quindi mi voglio drenare. Vado a bere, questa è una cosa che faccio quando voglio proprio drenarmi, purificarmi, o ho mangiato tanto, oppure comunque perché mi sento gonfia, c'è un sacco di liquidi e di ritenzione. Bevo invece dell'acqua questo, che mi fa bere di più perché l'acqua spesso più di un bicchiere non ne bevo, invece questo me lo bevo tutto. E mi faccio un abbattolo di watermelon, che è buonissimo, quello al melone e all'anguria, e me lo bevo durante il pasto. Piccolo segreto per drenare di più. Qua c'è sempre Pupi che osserva tutto, vero Pupi? Se cade qualcosina. Mi sono fatta una semplice insalata lavata benissimo, lo sapete, per evitare la toxoplasmosi. Dopo vi faccio vedere anche il mio panzone. Faccio vedere un pochino qui, poi dopo ve lo faccio vedere nello specchio che è diventato enorme. Vi devo raccontare una cosa troppo divertente. Comunque, queste gallette voi le avete trovate, ragazze? Io l'ho presa al supermercato, ma per me sono le gallette più buone del mondo. Aspettate, le ho tirate fuori. La cosa bella, ragazze, è che sono super super spesse, ma super croccanti. Poi la cosa bella è che qua dentro si conservano proprio fragranti, è vero? Invece di solito subito si fanno, perdono la croccantezza. E comunque sono troppo 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 buone. Fatemi sapere se le avete trovate. Per me sono le migliori. Quindi adesso mangio gallette, insalata e fesa di tacchino. E poi dopo vi dico una cosa super super bella che mi è arrivata. Vi devo far vedere una cosa stupenda. Pupi è sempre qui. Che se c'è? Ragazzi, allora voi in tantissimi mi chiedete sempre consigli su come stare in forma, perché comunque io nelle foto mi vedo una balena, ma voi mi fate sempre un sacco di complimenti. Vi devo dire che io ho un rapporto comunque sempre ottimo col mio corpo, anche adesso che comunque sono incinta, anche se comunque ovviamente i vestiti mi vanno stretti, ovviamente comunque bisogna accettarsi, anche se non sempre è facile. Io comunque cerco sempre di pensare comunque la priorità adesso è baby, comunque la priorità sono sempre i nostri figli, no? Che se abbiamo deciso di fare questo passo, ovviamente è così. Però cerco sempre di utilizzare i miei prodotti naturali che mi aiutano comunque a sicuramente a prendere meno peso adesso che sono incinta e a perdere i chili più facilmente dopo, quindi dopo il parto e dopo l'allattamento. Pensate che io mi sono fatta arrivare a casa una fantastica box che è la nuova Summer Box Slim, quindi snellita, con tutti i prodotti che posso utilizzare già da adesso, quindi durante la gravidanza, sia dopo il parto e dopo l'allattamento. Ve la faccio vedere perché è stupenda, dentro c'è tutto, quindi ve la straconsiglio perché io con questi prodotti davvero davvero riesco a stare in forma sempre, anche adesso che sono incinta, e mi sento tanto bene, anche mi danno anche quella sicurezza e quella felicità, insomma, che sto facendo qualcosa di buono anche per me stessa, nonostante comunque la priorità ovviamente siano sempre i nostri bambini, perché comunque abbiamo deciso di ospitare dei bimbi nei nostri pancioni, eccolo qua, e quindi va bene così. Però vi faccio vedere, se vi posso dare un consiglio, prendete questa qua che è la Summer Box di Fitvia. Ragazze, è fantastica, dentro c'è tutto quello che vi serve e oltretutto è anche scontata. Quindi c'ho anche un ulteriore sconto per voi del 35%, che è Carlita Box. Con questo codice avrete un ulteriore sconto perché già è scontata sul sito. Poi inserendo il codice Carlita Box avrete un ulteriore 35% adesso se l'acquistate. E fate in fretta perché vanno sempre a ruba. Questa è la nuovissima, l'ultima arrivata, la Summer Box, perfetta per l'estate e perfetta appunto sia con prodotti che potete utilizzare sia se siete incinte, sia se non siete incinte, sia dopo. Anche l'allattamento, ad esempio il mango Slim Tea mi piace tantissimo perché è super fresco, sa di mango, quindi super estivo. Questi come
come perdita di peso, come sostitutivi dei pasti, questo al cioccolato è buonissimo, c'è la bag per portarsi i prodotti dietro, poi ci sono le caps, queste sono le bronze per l'abbronzatura e queste sono le slim che utilizzerò appena dopo aver partorito, poi ci sono i nuovi snack che veramente ce n'erano di più ma sono finiti perché sono buonissimi, questi sono i nuovi snack light al cioccolato, sono troppo troppo buoni, poi c'è la nuova battle che è quella tutta decorata oro, argento, sono bellissime queste battle, poi ci sono altri tè, anche il lemon ginger tea e il peach detox tea, li potete bere se siete incinte perché non hanno la teina, quindi sono super super drenanti e rinfrescanti. Il watermelon, vabbè, un must, questo all'anguria lo bevo tutti i giorni, avete visto, vi ho fatto vedere anche prima durante il pasto, e poi c'è anche la dieta per perdere peso con tantissime ricette, questo lo uso tantissimo per appunto avere spunti per ricette sane, rinfrescanti, insomma per non annoiarsi mai, e altri biscottini oltre a questi qua che sono dei cookie. Ci sono questi qua che io già ho provato, assaggiato, finito, ricomprato, sono buonissimi e escono quindi tutti, quindi qua dentro c'è tutto, quelli al cioccolato, quelli al cocco, il biscottone, cookie proteico, vedete c'è proprio tutto, quindi perciò mi è piaciuta e l'ho presa perché c'è tutto quello che serve e poi costa pochissimo rispetto a che prendete i prodotti singoli, così vi conviene molto di più. Quindi il codice è CarlitaBox, ragazze, ve lo scrivo anche nel box informazione, vi lascio anche il link di questa box. Comunque questo codice è valido su tutti i programmi perdita di peso presenti sul sito FitVia e vi darà, oltre allo sconto che già c'è sul sito per un periodo limitatissimo, quindi affrettatevi, vi darà un ulteriore 35% di sconto, quindi veramente se fate il calcolo risparmiate più di 170 euro, che è veramente tantissimo, questi prodotti sono veramente ottimi, quindi conviene approfittare quando ci sono queste promo. In più con questo mio codice CarlitaBox avrete anche il 30% su tutto il sito, quindi prodotti sfusi, quindi magari se volete aggiungere perché non so, vi piacciono i biscotti o magari vi piace un tè, ne volete prendere un'altra confezione, potete aggiungere perché risparmiate comunque il 30%, che è tantissimo. Questa ve la straconsiglio perché è utile sempre durante la gravidanza, per dopo, quindi io c'ho qua, c'ho tutto, mi sento tranquilla, serena di rimettermi in forma, di stare adesso in forma e dopo di rimettermi in forma, quindi poiché adesso stanno in promo prendetele perché vi servono anche in estate, dopo l'estate, a me serviranno anche dopo il parto, quindi top, straconsigliate. Ragazze, qui c'è la mia pupina che praticamente mi sta sempre attaccata, c'è una cosa tremenda, non si stacca un attimo dalla sua mamma, è vero? È vero, piccola? Titinina? Mamma mia, quanto sei bella, quanto sei bella. Comunque volevo far vedere che stiamo andando a mare, vero amore? Stiamo andando a fare il bagnetto e volevo far vedere le scarpe che mi sono presa perché non sopporto i tacchi. Ditemi voi, ragazze incinte, come fate? Io non ce la faccio, poi ho paura di cadere. Quindi mi sono presa un po' di scarpette che secondo me possono andare bene anche sotto i vestitini. Poi non so, fatemi sapere voi e datemi anche un consiglio. Se queste non mi piacciono, datemi un consiglio, però io le trovo molto carine. Vabbè, sono delle semplici Converse. La cosa bella è che sono anche molto molto fresche, perché vedete sono quelle di stoffa, semplicissime. E secondo me queste qua, comunque le All Star Converse, possono andare bene anche sotto i vestitini. Cosa ne pensate? Io veramente anche i sandali bassi a volte mi fanno scivolare, quindi ho paura di cadere, perché veramente essendo comunque all'ottavo mese il peso è veramente tanto, quindi preferisco star comoda, anche perché poi si gonfiano i piedi eccetera. Comunque ho preso queste qua, cosa ne pensate? Amore, ti piacciono? Ti piacciono? Sì, adesso andiamo a mare, che bello! Ciccia! Allora, mentre mi finisco di truccare, vi voglio parlare un po' di sta cosa che sta succedendo. Vi volevo mettere anche una mollettina qui,
però mi sa che devo andarla a prendere giù. Oppure potrei mettermi questa. Questa è carina. Comunque, no, però, no, avete l'eterna indecisa, no. Ah, no, perché ho messo gli orecchini argento. A proposito, vi voglio dire anche questa cosa dello shop online, perché in tante mi chiedete, siamo attivi. Allora, in effetti, questi sono gli ultimi giorni importantissimi. Cosa importantissima. Cosa importantissima, ragazzi, questi sono gli ultimi giorni per ricevere il vostro pacco prima delle vacanze, quindi affrettatevi, anche perché tutte le cose stanno finendo e le aziende sono in ferie, quindi non possiamo rifornire fino a settembre, e noi siamo attivi ancora con le spedizioni. Quindi se ordinate ad esempio oggi, il pacco vi arriva domani, dopodomani, molto molto rapida la cosa, quindi vi consiglio di acquistare adesso, perché il sito rimarrà sempre attivo, però poi a un certo punto noi andremo in vacanza e quindi le spedizioni riprenderanno a settembre. Adesso ancora sono gli ultimi giorni per approfittare, quindi fate l'ordine adesso, domani, in questi giorni comunque, così l'ordine vi arriva sicuramente prima delle vacanze. Noi siamo rapidissimi, tipo un giorno, due giorni vi spediamo tutto. E infatti volevo anche consigliare qualcosina. Allora, innanzitutto ciò, i gioielli, tanti sono tornati disponibili, mi sono messa quelli cuore argento che adoro e ve li straconsiglio, perché questi li metto anche al mare, questi cerchi sono bellissimi. Poi ho messo i vari anelli bellissimi, e poi ho messo il mio chiama Angela, anche questo me lo metto in spiaggia, è troppo bello, a volte mi fermano per chiedermelo perché è veramente bellissimo. Questo è quello col ciucciottino, comunque ci sono di tanti modelli. E poi vi volevo sia parlare di una cosa un po' grave che è successa, sia consigliarvi un po' di prodotti, in particolare anche per i capelli, perché sempre mi chiedete che ho bei capelli, cosa ho fatto i capelli, non ho fatto il colore. Sapete che da quando ho scoperto di essere incinta non faccio più tinte, più nulla, però mi sto trovando da Dio, hanno tantissime maschere. Infatti vi volevo consigliare proprio delle maschere che io sto amando tantissimo, ragazze, che fanno super super bene, soprattutto in questo periodo che andiamo al mare eccetera. Allora, in particolare la maschera capelli bio, questa di Apiarium, che trovate su caritashop.com. io vi metto i link nel box informazione dei prodotti che vi faccio vedere. Comunque voi sapete che c'è anche il box della ricerca, quindi trovate tutto semplicemente. Questa maschera è buonissima ed è una maschera che ogni volta finisco e riprendo, infatti adesso l'ho appena ripresa perché è una delle mie preferite, è super ristrutturante, è bellissima per i capelli. E poi mi piace tantissimo questa qua, questa è la multivitaminica, è ottima, questa di Alchemilla ha anche un profumo buonissimo, questa è buona e ravviva anche il colore dei capelli. Comunque sono buonissime queste maschere. Come shampoo, a me piace tantissimo questo qua, sempre di Apiarium, ma anche quello di Alchemilla sono ottimi entrambi. Questo, quando li faccio ricci, mossi, piace un sacco d'estate, poiché non li aliscio mai, mi piace un sacco. E oppure se avete capelli grassi, perché spesso me lo chiedete, vi consiglio tantissimo questo shampoo per capelli grassi di Eteria, che è buonissimo, ragazze, super super top. Vi metto il link nel box informazione, comunque buonissimo. Poi altro segreto, olio di cocco, ragazze, in particolare questo qua, che è molto molto pratico, perché vedete è diventato liquido, quindi potete prelevarlo con le mani, potete metterlo in una boccettina, ve lo portate al mare come protezione, vi fate degli impacchi, è buonissimo. E questo è olio di cocco anche alimentare, quindi biologico, naturale, spremuto a freddo, potete anche utilizzarlo per cucinare, ed è buonissimo utilizzare sui capelli, perché è veramente miracoloso, anche sul corpo dove volete, è buonissimo. Questo è uno dei miei preferiti, profuma anche di cocco, è buonissimo. Anche di questo vi metto il link nel box informazione. Mi raccomando, affrettatevi, perché quando faccio vedere le cose nei video, nelle story, vanno subito a ruba, quindi mi raccomando, fate in fretta e così ricevete l'ordine in pochissimo tempo. Poi che faccio? Questa è tutta la mia routine per capelli. Alla fine mi metto una spruzzata di questa qua. Questa è l'acqua di bellezza di Cosmesi Siciliana, è favolosa, ragazze. Questa è corpo e capelli e profuma di cedro e lentisco. È troppo troppo buona, la agito sempre, la metto sia sul corpo sia anche sui capelli, perché dà quel tocco di profumazione ai capelli, e in più l'idrata anche, perché appunto contiene anche dei principi idratanti, vedete, dà questa luminosità, li profuma tantissimo, quindi anche se non sono pulitissimi, li sembrano puliti.
dà brillantezza e bellezza ai capelli e li idrata tantissimo anche le punte. Straconsigliate queste qua, corpo e capelli, poi in estate sono fresche, sono profumate, quindi prendetele proprio, ci sono tantissimi profumi, sono buonissime. E poi infine un altro consiglio ve lo volevo dare per il mare, protezione capelli al mare. Ragazzi, io vi consiglio questo qua, questo è un olio capelli termoprotettivo con effetto illuminante. Io lo utilizzo sia prima di asciugare i capelli con phon, eccetera, per proteggerlo, no, dal calore, ma anche al mare, per proteggerlo dai raggi del sole, dal sale, dalla salsedine. Ovviamente è completamente naturale, ne bastano poche gocce e vanno messe appunto sui capelli bagnati o anche asciutti. Tipo, per esempio, anche se sono asciutti così, ne metto qualche goccina per togliere l'effetto crespo ed è ottimo, mi piace tantissimo, ottimo profumo, li illumina, li nutre, li protegge dal sole, dal mare, da tutto, quindi lo uso sia in spiaggia sia quando torno a casa, quando li asciugo, oppure se magari sono un po' crespi per modellarli, no? Ne metto qualche goccina sulle punte ed è favoloso. Quindi questi erano prodotti che volevo consigliare. Sulle labbra, perché già so che me lo chiedete, questa qua è la mia tinta preferita per labbra. Quando mi vedete o nude, è sempre lei, sempre. Ed è, si chiama Blair, è dalla tinta che abbiamo nel kit, Pulp Kit. Ve lo straconsiglio questo kit perché ci sono tre tinte, una più bella dell'altra, sono i miei colori preferiti. C'è questa nude, c'è un'altra che è anche bellissima per l'estate, un'altra che è un nude un po' più scuro. Comunque, fidatevi. È veramente, sono tre tinte bellissime, quindi prendetelo questo kit, è veramente veramente bello. Anche di questo vi metto il link nel box informazione e lì c'è questo mio nude della vita che guardate, però la cosa bella, durano tantissimo anche al mare, top. Comunque, voi non sapete cosa è successo, ragazze. In pratica io, come ho scritto nel titolo, perché non è un titolo clickbait, non monetizzo più da quando sono incinta. Cioè, cosa significa? Che praticamente i miei video non, cioè, probabilmente per la miniatura del pancione, suppongo, perché poi non lo so, non vengono accettati da YouTube e vengono ritenuti, non so, pericolosi, scabrosi, non so sinceramente. Io vi dico la verità, mi sono un po' arresa, anche perché vi ho sempre detto che YouTube per me è sempre stata una passione, non l'ho mai considerato un lavoro, perché mi sono sempre questo poi lo potete mettere anche, prima che mi dimenticavo, una ragazza mi ha fatto scoprire questa cosa, lo potete mettere anche a doppio e metterlo in questo modo, si accorcia, anche così è molto molto carino, anche così è molto carino, cioè è versatile, si può indossare in varie modi, a me così anche mi piace molto, vi dico la verità. Comunque, vi dicevo, praticamente più volte ho contattato il servizio di YouTube. Voi dovete sapere che YouTube non ha un servizio assistenza molto molto buono, e questo mi dispiace dirlo. Purtroppo non perché chi ci lavora non è, anzi, sono tutti ragazzi gentili, per l'amor di Dio, però il servizio non è lento, spesso non sanno neanche loro cosa fare, spesso ci sono manovre automatiche che vengono fatte a cui loro non sanno porre soluzione. E quindi mi sono trovata in questa situazione in cui praticamente ogni video che caricavo da quando ero incinta, vuoi perché c'era il pancione nella foto, vuoi perché, non so, magari la parola gravidanza, incinta poteva suscitare, non so, veramente non so, praticamente mi venivano bloccati e quindi praticamente non riconosciuti da YouTube, non monetizzavano. A me, diciamo, poco importava perché comunque io li pubblicavo comunque, vi ho sempre detto che YouTube per me comunque non l'ho mai considerato un lavoro, è sempre stato un di più, è sempre stata una passione, comunque il mio lavoro principale è lo shop online, comunque ci sono le collaborazioni, ci sono tante cose, però un po' mi dispiaceva, scusate, un po' mi dispiaceva, un po' mi dava a pensare questa cosa, dicevo, ma come un pancione. E poi ho verificato questa cosa, cioè che proprio il pancione, la foto del pancione, veniva forse considerata, non so, volgare, non so, e questa cosa mi ha fatto riflettere, mi è anche un po' dispiaciuta, devo dire la verità, perché comunque non vedo cosa ci sia di volgare, anzi, io ho sempre mostrato anche nelle foto su Instagram da subito comunque il pancione, perché lo ritengo comunque una cosa bellissima, una cosa femminile, una cosa della donna romantica, una cosa d'amore, quindi
vi esorto a farlo, insomma fatelo anche voi, perché sono bellissime le foto fatte col pancione. Quindi ovviamente io continuerò, anche se YouTube lo approva o non lo approva, monetizza o non monetizza, continuerò a mettere le foto del pancione. Anzi, voglio fare un video, lo sto preparando, che è bellissimo, però lo pubblicherò ovviamente dopo, alla fine, con tutte le immagini del pancione dall'inizio alla fine, perché ho fatto vari spezzoni di video, quello sarà bellissimo. Quindi ci saranno non un pancione, probabilmente, non so, 6-8 pancioni, uno per ogni mese dovrebbe essere, quindi forse 9 pancioni, quindi sarà super, super censurato quel video. Vabbè, comunque, niente, mi faceva... prima mi ha fatto riflettere, no, questa cosa, poi comunque un po' mi è dispiaciuto, poi alla fine ho detto ma va, probabilmente sono anche delle cose automatiche, cioè loro l'hanno visto che magari se si vede un corpo scoperto per loro può essere scabroso, anche se comunque non c'è nulla di male in un pancione. E poi la cosa più che mi fa riflettere è il fatto che comunque su YouTube ci sono video davvero davvero volgari, davvero davvero immorali, che comunque non sono censurati, e quindi cosa ci va a censurare una foto e non il contenuto del video? Sarebbe meglio che YouTube guardasse il contenuto del video e non l'anteprima del video, perché comunque, anche se comunque anche l'anteprima di un video con un pancione secondo me non è da censurare. Ma vabbè, voi fatemi sapere cosa ne pensate, anche se penso che sicuramente sarete d'accordo con me, perché non sfido qualsiasi persona a ritenere volgare o brutto, non so, un pancione non c'è una cosa più bella. Quindi adesso lo faccio anche vedere vi faccio vedere il livello di pancionaggine a cui siamo arrivati, che veramente, oh mio Dio, cioè ragazze, è esagerato, ci rendiamo conto di quanto può essere esagerato questo pancione? Oh mio Dio, cioè enorme, enormissimo. E vi dico che è anche molto pesante, quindi stanno aumentando un po' i malessere eccetera. Comunque io devo andare perché si sta facendo tardi, oggi andiamo a vedere una location per una cosa stupenda che non vi posso ancora svelare, ma che scoprirete a breve. Penso che molti già avete capito di cosa si tratta, ovviamente vi porterò con me quando sarà il momento, vi svelerò tutto, però sono troppo troppo felice, quindi niente. Voi lasciate tanti like al video se la pensate come me, che sono belli pancioni. Cattivo YouTube. Che bello qui, amore. Guarda che bello, c'è una bellissima vista qua. Troppo bello. Stasera cena di lavoro, Carlita Shop, con questa bellissima vista. Amore, tu? Eccolo qua. E tu niente, perché sei a dieta? Che bel panorama. Vabbè, mi dai un po' di pizza tu, eh? No, no, scorda. Tagliata super fit. Lascia stare la mia pizza.